Direttore generale, dunque la vaccinazione per gli ultra ottantenni partirà alla metà di febbraio. Quindi sì, se verranno rispettati i piani di consegna dei vaccini, noi da metà febbraio saremo pronti a iniziare le vaccinazioni con gli over 80, in maniera tale che ci prepariamo anche a vaccinare anche coloro che hanno le patologie più gravi, per poter iniziare un trend anche di tutta la residua popolazione man mano che ci vengono date le indicazioni da parte degli organi competenti. Nel frattempo avevate lasciato delle scorte, in più sono arrivati insomma altri vaccini. Le scorte, noi abbiamo mantenuto ciò che era necessario per fare il richiamo, man mano anche, quindi oggi si fa chi deve fare il richiamo e inoltre stiamo facendo anche coloro che lo devono fare per la prima volta, ecco, nel rispetto delle indicazioni fornite sia dalla delibera regionale che dal Ministero, dal commissario Arcuri. Ecco, per fare un po' di chiarezza, sono arrivati i vaccini Pfizer e i vaccini Moderna? Sì, per adesso queste sono le due ditte che sono state fornite, dopo dovrebbe entrare a regime anche AstraZeneca, in maniera tale che verrà completato il quadro delle ditte che dovranno fornire i vaccini per l'intera popolazione. Ci sembra di capire che l'Abruzzo sia un po' avanti rispetto agli altri, nel senso la provincia di Teramo, l'Abruzzo si sta comportando bene in questa organizzazione vaccinale. Stiamo mantenendo un trend importante, ecco, cioè però è tutto, possiamo dire vaccino entro, cioè dipende tutto da quando ci vengono consegnati, è impossibile dare una data in cui, se non si avrà un'esatta scansione delle date in cui verranno, avremo il rifornimento dei vaccini. Intanto il ZS ha valutato la bontà del vaccino Pfizer, poi per la sua valutazione ha dato un ok, nel senso, sì, è un vaccino che funziona. È una buona notizia, certamente funziona, come secondo me funzioneranno anche gli altri, ecco, altrimenti non sarebbero stati messi in commercio, quindi dobbiamo avere fiducia nella vaccinazione perché è importante per contrastare l'insorgere del virus.